Franco, ma davvero? Cioè, stai urlando e mi sminuisci dall'altra parte della casa perché stai qui impegnata a mangiare maccheroni al formaggio, che ti ho preparato io, tra l'altro. Allora, se tu vuoi prendermi per la pazza della situazione, per la matta, fallo pure, ma almeno guardami in faccia e non continuare a mangiare quei maccheroni. Che dici? Eh? Pensi di potercela fare? Pensi che sia fattibile? Che cosa ne pensa il tuo cervello di merda? Che stronza. Che deliziosi questi maccheroni, che stronza. Quasi quasi faccio pure il bis. Che stronza, ho questa terribile voglia impellente di girare immediatamente uno spot sui maccheroni. Ti rendi conto che hai passato tutta la sera a ridere e scherzare con Taylor? Sì, io lo so benissimo che lei è la protagonista del tuo film, lo so. So anche che fa parte del tuo lavoro metterla a suo agio, però cazzo, cazzo. So benissimo che non ti saresti mai dimenticato di lei. E ringraziamenti. Mai. No. Non l'avresti fatto. Hai passato tutta la vita ad assecondare sentimenti e capricci di chiunque. Tranne che i miei. Produttori, troupe, attori, agenti. Personaggi immaginari. Tutti. Tutti, cazzo, avevano più rispetto ed empatia di me da parte tua. Ma sai qual è la cosa che più è strana in tutto questo? In tutta questa situazione di merda, sai qual è la cosa più strana? È che sì, Taylor ha fatto un bel film, è stata anche brava, certo, è stata magnifica. Però tu, quando sei salito su quel palco, hai parlato della sua straordinaria capacità di entrare nella vita del personaggio di Imanie. Non ti sei nemmeno degnato per un istante di dire che quel personaggio, senza che io avessi vissuto la mia vita, probabilmente non sarebbe nemmeno mai esistito. È questo che per me è sconvolgente. O magari ora vuoi dire anche che il fatto che Imani sia una ventenne che cerca di disintossicarsi sia soltanto stata una coincidenza e che tu non abbia preso ispirazione da me. Sai che c'è, Malcolm? Che secondo me, quando una persona capisce che l'altro gli sta sempre vicino, che lo ama in qualsiasi situazione, in qualsiasi momento, no? Perde un po' valore, viene dato sempre per scontato. È quello che penso. Penso che torni a darle valore soltanto quando stai per perderla. Ecco, a me non importa niente dei titoli. Non me ne frega un cazzo, non è? Non è per i titoli, lo so che lo sai. Il tuo film è bellissimo. E io sono straorgogliosa di te. So che ci hai messo un sacco di tempo. So che ti sei spaccato il culo. Però dimmi una cosa. Tu credi davvero che questo film sarebbe altrettanto eccellente se io e te non stessimo insieme? Ecco. Vorrei solo che lo avessi detto stasera.